Dipingere le pareti può sembrare facile, ma in realtà può essere più complicato di quanto sembri. Ehi, occhio alla vernice! Ho appena messo un piede in un secchio di vernice, vero? Oh, ma che diamine faccio adesso? Beh, è quello che succede quando non alzi mai lo sguardo dal telefono. Ehi, aspetta! Penso di avere una soluzione. Prendi un lungo pezzo di scotch di carta e posizionalo in diagonale sopra la macchia in questo modo. Adesso aggiungi altro colore nello stesso punto con spugna o pennello. Una volta finito, rimuovi lo scotch. Aggiungi altro scotch prima di aggiungere dell'altro colore. E adesso aspettiamo che si asciughi. Accidenti, mi sa che ho quasi finito. È ora di sedermi e rilassarmi. Oh sì, adesso mi sento bene. Wow, bella! Quando hai avuto il tempo di fare shopping? Perché fare shopping quando puoi trasformare i tuoi abiti in un progetto artistico? In effetti, perché non fare qualcosa di creativo con la vernice avanzata? Un altro pomeriggio, un altro progetto artistico. Ehi, non ti dispiace se mi metto a dipingere, vero? Per prima cosa devo tirare fuori tutto quanto. Ed ecco il mio palè. E che pittore sarei senza un pennello? Accidenti, e questo come lo uso? Non ho tempo per uscire e comprarne un altro. Ehi, aspetta, ma quelli sono cotton fioc? Chissà se potrebbero funzionare al posto del pennello. Li prendo solo in prestito per qualche secondo, ok? Ehi, mi servono! Beh, anche uno spazzolino da denti può andare. Va bene, con questi posso finalmente cominciare. Per questo trucchetto mi serve un grande foglio di carta bianca e un mazzo di cotton fioc legati insieme. Vedi? Così! Adesso vai avanti e immergi il mazzo in un po' di vernice. Tranquillo, se non è del tutto uniforme. Poi macchia il foglio in punti a caso. Per usare il colore come accento, usa soltanto un cotton fioc e immergilo nel colore che preferisci. E tra un mare di punti verdi, un paio di strisce color marrone e rossastro possono creare un vero e proprio albero. Prova a usare anche le setole di uno spazzolino per creare una trama più realistica. Facendo dei piccoli tratti puoi creare dei fili d'erba, vedi? Allora, vuoi vedere la mia ultima opera d'arte? Wow! Un moderno Monet! L'ultima cosa che devi fare è trovare un posto per appendere il tuo capolavoro, perché di sicuro vorrai vederlo. Colpa mia. Ci vorrà una vita per ripulire tutto. Prenderò il mocio. Oh, è il minimo che possa fare. Fammi vedere che cosa hai qui. Ci penso io adesso, Adam. Sai, i prodotti per pulire a volte sono degli strumenti per dipingere. Soprattutto il mocio. Guarda che cosa riesco a fare. Mettici qualche goccia di vernice in questo modo. Voilà! Bella scelta di colori! Adesso alzalo al centro mentre giri la tela. Non fermarti? Figo, vero? E non abbiamo ancora finito? Ammazza quanta vernice nera! Ma se farai girare questa tela molto velocemente, le cose si faranno interessanti, vedi? Guarda che colori! E non puoi farlo con le mani! Bisognerebbe pulire più spesso. Adam, sei ispirato oggi? Questa carta vetrata crea delle forme fantastiche. Grazie per avermi aspettato, Adam. Sono così felice che la lezione sia finita. Ehi! Sembra che Vicky e Lana facciano shopping nello stesso posto. Io che pensavo che questo colore fosse unico, uffa. Ti farò di nuovo sentire unica nel tuo genere. Fammi prendere la carta vetrata. Sei pronta? Cominciamo!
Bastano un foglio di carta vetrata e uno stencil. Con un pastello colora la carta vetrata. Metti la maglietta ben distesa e poggia la carta vetrata a faccia in giù sopra di essa. Poi metti la carta da forno sopra prima di cominciare a stirare. Dopo un paio di minuti solleva tutto. Scommetto che nessuno ha una maglietta come la tua ora. Ah, la tua creatività mi ha salvata! Quale oggetto dovremmo usare adesso? Non ti piace la musica, Olivia? Penso che la playlist sia fantastica. Se lo dici tu, Claire. Ma io mi sto annoiando a morte. Ehi, ma quella cos'è? Sembra una ruota. Ehi, Claire, guarda! Pensi che dovremmo farla girare? Voglio farlo io per prima. Ed ecco che va! Penso che sia una sfida con una penna. Riesci a capire quello che sto disegnando? Sembrava tipo una M. Wow! Interessante! Che c'è? Sei proprio sicura? Vediamo se riesci a capire questo. Sì, ci riuscirò. È come se ogni linea che disegna Claire, Olivia la faccia capovolta. Ma cosa ci fa la penna lassù? Ma che cosa stai combinando? Oh, scusa. Vediamo se riesci a capire questo. Senti questo? Ehi, questa volta ci è andata vicino. Pronta per il confronto? Wow! Sei una specie di Picasso dei poveri. Giuro che non ci sarei mai arrivata. Gah! Non sapevo che la carta fosse così sottile. Ops, sono solo io? O fa freddo qui? Ecco qua, ora andrà meglio. Cosa facciamo adesso? Chissà. Cosa facciamo con tutta quest'acqua? Giochiamo a palla, ovviamente. Ci riuscirò al primo tentativo. Sì, come no. E boom! Sì! Lascia che ti mostri come fare. Pronti e... mira! Fuoco! Al primo tentativo? È stato facile. Vedremo. No! Va bene, Liv, adesso calmati. Gah. Sai, non è Claire il bersaglio, ok? Le cose si fanno interessanti. Gah. Ehi! Mi ha presa nell'occhio! Scusa! Adesso si fa sempre più dura! Sorprendente! Ma com'è possibile? Sì! Sono troppo forte! Ci devo riuscire! Questi capelli sono così pesanti! Continuo a riuscirci! Oh sì, e guardatemi adesso! Oh sì, oh sì! Devo prenderne uno! Anche se è l'ultima cosa che faccio!